Comunque, parlare di agricoltura oggi vuol dire anche parlare di ambiente, un tema che interessa molto anche i giovani, la prossima manifestazione di questa settimana ne è un esempio, e soprattutto è un discorso da cui non si può più prescindere ormai. No, assolutamente. Il binomio ambiente e agricoltura è ormai indissolubile. Io ci aggiungerei anche la salute e ci aggiungerei anche l'alimentazione. Quindi chiudiamo, facciamo un quadrato invece che un binomio. È importantissimo quello che mangiamo, è importantissimo come viene coltivato, perché voi sapete che i diversi tipi di coltivazione ci danno un ambiente più o meno salubre. La Regione Marche appoggia il biologico a tal punto, insomma, che solo nel primo anno abbiamo messo a disposizione 80 milioni di euro per incentivare le produzioni biologiche e le certificazioni di qualità. Ecco, il futuro dell'agricoltura quindi è questo, si dovrà incentivare ulteriormente anche perché è un settore che adesso sta interessando molto anche i giovani. È importantissima la consapevolezza dei consumatori, quindi noi lavoriamo anche con le scuole, con gli asili, facendo conoscere loro la biodiversità con gli orti, per continuare con le scuole superiori spiegando che cos'è un olio, che cos'è un'etichetta, come si può leggere un'etichetta e come il consumatore possa scegliere possibilmente il biologico, ma certamente scegliere in maniera consapevole e in questo modo determinare anche la crescita di un comparto rispetto ad un altro dal punto di vista economico.